parte stagionale. Il Dulcis, Miccoli però lo regala in fondo. Un minuto dopo, la rete di Giorgi, Miccoli calcia da metà campo al volo senza neanche guardare la porta. La palla si alza e termina la sua corsa alle spalle di un incredulo sorrentino. 4-1 per il Palermo, hat-trick di Miccoli che come da tradizione inglese si porta a casa il pallone del match. Per il Chievo invece la situazione diventa insostenibile. Dopo la prima giornata sono arrivate solo sconfitte. Fine settembre, tempo di vendemmia, e il Torino raccoglie quanto seminato in questo inizio di campionato. Se nelle prime 5 gare Granata avevano ben impressionato, incassato i complimenti degli avversari, in una sola gara arrivano gol e punti. E pensare che il primo tempo dell'Atalanta era stato impressionante per la mole di occasioni prodotta. Colantuono sceglie di schierare tutte le frecce del proprio arco, con Bonaventura e Morales sulle corsie esterne, e Dennis affiancato da De Luca. La zanzara punge eppure tanto, risultando fastidiosa per la difesa del Torino, che non riesce a prendere le contromisure soffrendo le accelerate dell'ex Varese. Quando la barca sembra affondare, ci sono Gbon e Gillet a tenere a galla i compagni. E se non dovessero bastare capitano e portiere, ci pensa la fortuna. Altro che dea bendata, la sorte oggi non ha certo baciato i nerazzurri, come nell'occasione del legno colpito da Cigarini su punizione dal limite. Gol che arriva grazie al tanque Dennis, che si dimostra bomber di razza, sfruttando l'assist di Cazzola e battendo Gillet in uscita. Protesta dei Granata, ma l'attaccante è tenuto in gioco da Gbon. Una rete che sveglia il Toro, che si riversa immediatamente nella metà campo nerazzurra. Prima consigli miracoloso su una conclusione a botta sicura di Santana, poi Bonaventura aiuta Ventura commettendo un ingenuo fallo di mano. Calcio di rigore concesso dall'ottimo Massa, che viene realizzato da Capitan Bianchi al suo primo centro contro l'Atalanta, squadra nella quale è cresciuto facendo il suo esordio in A a soli 19 anni. Dicevamo della fortuna, quella dea che ancora non aiuta l'Atalanta e soffia, deviando sulla traversa, il tiro violento e preciso su punizione da limite di Dennis. Il primo tempo finisce così, ma il meglio per il Toro deve ancora arrivare. Secondo i 45 minuti sontuosi da parte della squadra di Ventura, che soffre l'inizio degli atalantini ma che poi punisce a ogni occasione. Va anche detto che l'Atalanta aiuta perché abbassa i ritmi, ma soprattutto alla base della sconfitta ci sono un evidente calo di tensione e una gigantesca difficoltà sui calci da fermo. Un problema di cui approfitta il Torino. Gazzi anticipa tutti sul primo palo e devia di testa, battendo Consigli con il pallone che finisce in rete. Decisiva anche una sfortunata deviazione dei nerazzurri. Il Toro sente il sapore del sangue e non allenta la presa. Cerci, pericolosissimo in questa ripresa incontenibile, pesca sul palo più lontano il neoentrato Stevanovic, che di prima intenzione colpisce di sinistro. Un diagonale che lascia di stucco il numero uno nerazzurro. Primo gol in A per l'esterno serbo cresciuto nell'Inter. L'Atalanta stacca completamente la spina. Le mani sul volante l'ha pienamente Torino e non le lascia più, anche perché De Luca si divora la palla del potenziale 3-2 e D'Ambrosio nell'altra metà campo non perdona. Altra dormita su calcio d'angolo, il difensore centrale non ha nemmeno bisogno di saltare e può prendere addirittura la mira. Colpo di testa che gonfia la rete ed è il 4-1. Toro che dilaga e arriva anche il quinto timbro, ed è un gol storico perché Bianchi raggiunge Enzo Loic, mitica mezzala del grande Toro, a quota 70 reti con la maglia granata, diventando il decimo marcatore nella leggendaria storia del club piemontese. Finisce così una grande gioia per il Granata, un piccolo sollievo per il presidente Cairo, che ha vissuto giornate delicate. Per Colantuono invece un crollo fragoroso che deve far riflettere. Stagionale. Non è stato un sonnifero sicuramente la sfida tra Atalanta e Torino, mi dispiace per... No, dall'altra parte bisogna riconoscere il valore degli avversari, il verdetto del campo. Il campo raramente emette delle sentenze che non siano opugnabili. Il primo tempo dell'Atalanta è stato il migliore in assoluto dall'inizio del campionato, e ha ragione Colantuono nel dopopartita quando sostiene: se qualcuno si limitasse soltanto al punteggio finale, penserebbe che tutto questo non sia accaduto. Invece nel primo tempo l'Atalanta ha giocato molto bene, anche perché Colantuono ha varato uno schieramento spregiudicato, con la presenza contemporanea in campo di Maxi Morales e di De Luca, che è un ragazzo che sta giocando sempre meglio. Oltre ad essere titolare dell'Under 21, farà sicuramente parlare sempre più di sé. L'Atalanta però ha colpito due traverse, c'è stato quel rigore anche lì ineccepibile, perché il fallo di mano di Bonaventura era lì da vedere, che ha consentito al Toro di tornare in partita. Poi, quando il Toro nella ripresa è passato in vantaggio, è stato come se si fosse spenta la luce. È anche vero che Colantuono accusava 7 indisponibili e che nell'arco della partita si è infortunato Manfredini, che è il perno della sua difesa. Ciò però non toglie nulla, anzi evidenzia i meriti di un grande Toro. Si annuncia un derby
con la Juventus quando sarà molto molto interessante. È vero, molto interessante il derby di Torino. Noi adesso però il tempo è tiranno, quindi dobbiamo andare a vedere quello che è accaduto. Non è stato un solare del Bologna. Atalanta-Torino è festa grande per i tifosi del Toro. Il 4-2-4 speculare, violentemente offensivo di Ventura porta i risultati, ha portato una debacle completa in casa Atalanta. Noi iniziamo con quella che sarebbe potuta essere la partita da parte degli Orobici, una partita diversa, perché erano passati in vantaggio con Dennis e poteva esserci anche una situazione ben più favorevole, la traversa colpita da Cigarini. E poi anche la traversa su punizione colpita da Dennis, che avrebbe potuto far comodo alla formazione di Stefano Colantuono, alla quale invece, come ben sappiamo, non è andata bene la giornata. Mentre Rolando Bianchi, come avremo modo di vedere tra pochissimo, entra nella storia del Torino, si va a trovare nelle baule dei ricordi quello del grande Torino per il capitano Rolando Bianchi al gol numero 70 con la maglia granata e va a eguagliare Ezio Loic, decimo marcatore nella storia del club, ricordiamo uno dei campionissimi del grande Torino, la squadra che è scomparsa sul colle di Superga il 4 maggio del 1949 di ritorno dalla penisola iberica dopo un amichevole importante contro la formazione portoghese. Vince e convince.